Alberto? Alberto? Siamo live. Leggi tu le formazioni? No, vabbè. buona serata dal Palamasotti di Oderzo, quando sono le 20 e 24 minuti primi. Prendiamo la linea per seguire l'ultimo incontro di regular season per quanto riguarda la 13ª giornata. Entrambe le formazioni hanno poi anche dei recuperi da disputare. Nostra attenzione questa sera è rivolto a questo match che vede in casa la Mechanic System Oderzo ospitare l'Ariosto Ferrara. Situazione di classifica ben differente tra le due formazioni, sono 15 i punti che li dividono in classifica. La Mechanic System è seconda alle spalle del Salerno e questo match è molto importante, estremamente importante per la Mechanic System, perché sono due punti da blindare, per blindare soprattutto il secondo posto in classifica e poi naturalmente affrontare i play-off. Questa dunque la presentazione. Andiamo dunque nel dettaglio, andiamo subito a presentare le formazioni che scendono in campo. Iniziamo con la squadra ospite, l'Ariosto Ferrara, con la maglia numero 4 Nina Buna, col 10 Martina Crosta, col 17 il vice capitano Luciana Fabbricatore, col 6 Chiara Ferrara, col numero 8 Angelica Manfredini, col 24 Fernanda Marrocchi, col 15 Sarottani, col numero 13 Ania Rossignoli, col 77 il capitano Katia Soglietti, col 9 Mariana Tanic, col 99 Gioia Verrigni, col 93 Maria Paola Visentin, col numero 1 Gabriela Vitale. In panchina il coach Carlos Britos. La Mechanic System scende in campo con la seguente formazione, col numero 5 Arianna Brunetti, col 11 Eleonora Colloredo, col 13 Eleonora Costa, col numero 9 Giorgia Di Pietro, col numero 20 il vice capitano Arasai Duran, attuale capocannoniera del campionato con 181 reti finora realizzate, con il numero 44 il portiere in seconda Elena Faletta, col numero 12 il capitano e portiere ufficiale della Mechanic System Barbara Meneghin, col numero 7 la norvegese Tina Oyesvold, col 33 Alessandra Paraschiv, col 17 Martina Pizzuto, col 65 Carlotta Poderi, col 15 Beatrice Pugliara, col 8 Mayra Radice, col 34 Francesca Traini e il 36 chiude Sabina Vitobello. In panchina coach Alessandro Cavallaro. Gli arbitri dell'incontro sono i signori Alessandro Limido e Nicola Donnini. Ecco qui che in questo momento le squadre stanno scambiandosi il Ferrara si è accompagnato sul limite destro, dove riconosciamo Marinella Panatoiova, che lo scorso anno era tra le file dell'Oderzo. Dunque, come abbiamo detto, è importante per la Mechanic System portare a casa due punti importanti, perché a disposizione ha ancora un match, quello col Pontigna, che verrà recuperato il 1° maggio, ma coach Cavallaro ha intenzione di chiudere qui la pratica regular season e accedere ai playoff acquisendo la seconda posizione, e per cui oggi i due punti sono essenziali per blindare il secondo posto.
Questa dunque in sintesi la presentazione. Con me chiaramente un saluto va rivolto a Roberto Gherlenda alla telecamera e Dan alla regia con le immagini che avremo modo di vedere per quanto riguarda i playoff, scusate, per quanto riguarda i replay che verranno riproposti. Un saluto anche a Giuseppe Dalmolin, che con lui vedremo di analizzare gli aspetti tecnici del match, ma soprattutto le fasi salienti. Buona serata a te. Ciao a tutti, buona serata e buono spettacolo. La pallamano. Esatto. Tutto è pronto per il fischio d'inizio, possesso palla Mechanic System con lo starting seven con Barbara Meneghentina, Oie Svolda, Beatrice Pugliara, Eleonora Colloredo, abbiamo poi Carlotta Poderi, Arasai Duran e Eleonora Costa. Questo dunque lo starting seven del Mechanic System. Da quest'altra parte chiaramente stiamo prendendo naturalmente spunto in base ai numeri di riconoscere le ragazze che praticamente avremo a nostra disposizione e dovremo seguire per quanto riguarda l'Ariosto Ferrara. Fischio d'inizio, il timer. Vediamo subito Carlotta Poderi, centrale, fa girare palla su Oyeswold, Duran, e già qui praticamente possiamo vedere come il Ferrara cerca di tenere, ecco qui l'esempio con l'uscita della Marocchi che cerca di interrompere la trama di gioco, che soprattutto quando il pallone arriva alla temibile Arasai Duran. Dunque abbiamo già visto i primi assaggi di quello che sarà il match, dunque possesso palla con Duran che cerca di smarcarsi, va al tiro, il pallone colpisce il palo e finisce sul fondo. Dunque prima azione ad opera della Mechanic System, il pallone esce di poco, risultato sempre fermo sullo 0-0. Adesso vediamo come il Ferrara riuscirà a gestire il primo possesso palla con la Tanic centrale. Arriva la Visentin, elevazione sopra il muro per la prima rete del match dopo 1:20. Dunque Ferrara Ariosto 1 Mechanic System 0. Bloccata Tina Oyeswold al momento di concludere la rete, si riparte con possesso palla Poderi, Oyeswold, Beatrice Pugliara, la Oyeswold. Ecco qui si apre il varco, si è aperto un varco veramente molto importante, facile per lei depositare il pallone in rete. C'è stato proprio questo difetto in difesa dell'Ariosto e ne ha approfittato giustamente la Tina. Sì, io ho visto un bellissimo cambio di direzione di Tina, che ha fregato un pochino tutte per dire la verità, e penso che ne vedremo delle belle, perché Tina ultimamente ha fatto delle bellissime partite come non si era visto all'inizio del campionato, anche forse dovuto ai dolori alla spalla che aveva forse. Esatto, bene, infatti in particolare, visto che hai citato la Tina, in particolare è stata il match quello con Salerno che ha fatto la differenza, e assistiamo a questo 7 metri e qui si appresta la trasformazione, la Katia Soglietti, Meneghin, anzi Meneghin, sì, e 2-1 Ferrara per questo inizio di match, con il Ferrara leggermente sopra di una rete, conduce 2-1. Attendiamo chiaramente anche che il tabellone venga aggiornato. Fatica la Mechanic System a trovare una soluzione. Duran, Tina, Oyeswold, Duran lancia, bellissima questa penetrazione, ha trovato fantastica posizione della Colloredo, ma altrettanto brava è stata l'uscita del portiere Rossignoli del Ferrara, che ha bloccato la conclusione della Colloredo. Duran è ancora una volta
si oppone la Rossignoli, però cattura la palla la Colloredo, la Poderi, tenta di entrare, ma su di lei la difesa in area costa i 7 metri, si passa a un altro rigore, questa volta a favore della Mechanic System. Duran sfiora il pallone la Rossignoli e il pallone finisce sul fondo, match in perfetta parità dopo 4 minuti e 8 secondi di gioco. Taglio molto, molto preciso della Tanic sul numero 24, la Marocchi, che si insinua e deposita in rete superando Barbara Menighin per il 3-2. Poderi, Oyeswold, Duran, Oyeswold, prova ad andare al tiro. Carica sulla Duran, il passaggio non è perfetto, Pugliara allarga Poderi, Oyeswold, miracolo della Rossignoli che blocca la conclusione imperfetto, questo lungo passaggio della Marocchi che è stata colta un attimo in ritardo, ha tentennato nel lancio e il lancio che ne è uscito in direzione della Tanic non è stato preciso, sporco, difficile da controllare. Possesso palla Oderzo, questo invito della Duran alla Pugliara finisce chiaramente molto alto. Duran blocca molto bene la Visentin che non gli permette di proseguire il gioco. Tanic chiama schema, attenzione, vediamo come riesce in questo momento l'Ariosto Ferrara a gestire il pallone. Tanic sulla destra, la crosta, Visentin, crosta, ancora la Visentin, crosta. E la Visentin, molto facile per lei l'elevazione e trovare il palo sinistro difeso dalla Menighin e infilare per il 4-2, dunque doppio vantaggio dell'Ariosto Ferrara che in questo momento sta conducendo il match dopo 6 minuti e 40 di gioco. Duran forza il tiro e Rossignoli riesce a deviare sul fondo. Buon momento per del Ferrara. Per la quarta parata dell'estremo difensore del Ferrara. Posizionato molto bene, sta facendo un bel momento, giovanissima la Rossignoli, ma sta facendo la differenza per nel match. Esatto, per adesso sì. Tanic resiste alla carica. Visentin, Tanic, la Poderi, il pallone non passa, il pallone finisce alla Duran che si invola, facile per lei. La Poderi pare abbia ricevuto un colpo al naso e dunque esce. Al suo posto entra Giorgia Di Pietro. La Visentin va al tiro, ma molto brava la Medin che gli si pone davanti e dunque indovina la traiettoria e dunque finisce, sfuma così questa occasione per l'Ariosto Ferrara. Sempre l'Ariosto in vantaggio, questa volta di una rete, l'ultima
stata l'ultima realizzazione, quella della Duran, che adesso lancia la Pugliara sul lato destro. Oyeswold non riesce, l'invito sulla Di Pietro, e la palla catturata non riesce ad arrivare al fabbricatore. È stato molto bravo il recupero della Oyeswold, che ha interrotto il passaggio. Oyeswold difende molto bene. Di Pietro su di lei commette fallo la Visentin. Di Pietro, attenzione, lancia per Duran, il pallone deviato e smorzato dal muro, permette all'Ariosto di ripartire. Visentin scarica sulla Danic, parte sinistra, crosta, Visentin ancora, Danic, il suo tiro leggermente deviato, impatta sul palo. Un gioco sempre veloce, da parte di tutte e due le squadre, sembrano in forma nonostante Covid. No, e teniamo conto che l'Ariosto Ferrara, finito questo match, domani ne ha un altro, deve fare il recupero con il Pontigna. Il match ce l'ha alle 15, per cui due match nel giro di 24 ore. Giorgia Di Pietro riesce a ingannare la Rossignoli, inganna e dunque riesce a depositare il pallone in fondo per il pareggio 4-4. Tanic, e questa volta Meneghin è più veloce del Marocchi per bloccargli la conclusione. Sfondo quello della Tina, se non sbaglio. Sempre la Tina che mette due mani potenti di fronte al tiro. Un muro, quello della Mechanic System tra Duran e Oyeswold, difficile veramente da saltare. Buona la difesa veramente della Oyeswold, che riesce a farsi veramente rispettare. Tanic. Soglietti, c'è questo pallone che non viene ben catturato dalla Visentin, veloce ripartenza, Pugliara da quel lato destro, lei è infallibile, deposita il 5-4, dunque Oderzo si porta in vantaggio sul Ferrara. Fabbricatore, nonostante la cintura, la Marocchi riesce a depositare il pallone in rete per impattare nuovamente il match sul 5-5. Non abbiamo capito il motivo di questa ammonizione della nostra portierona, capiremo più tardi. Il regista, che ha visto il replay, ha detto che la Merighina ha dato un calcio al pallone, per ecco. Quello si è meritato il cartellino giallo. E ancora una volta Pugliara non perdona da questo lato, ancora una volta fresca di convocazione in nazionale, chiaramente sta facendo valere la sua classe, la Beatrice Pugliara, che porta la Mechanic System sul 6-5. Visentin, Tanic, Crosta, pronta la Marocchi a uscire, eccola qui, difende pallone, la Oyeswold non la molla, la segue anche quando esce. Tanic, Visentin, Tanic trattenuta dalla Vitobello. Si becca il giallo, è appena entrata in campo.
Visentin, Tanic, Crosta. Fabbricatore da buona posizione non riesce a centrare lo specchio della porta della difesa Meneghin, il pallone finisce sul fondo, il match rimane sempre fermo sul 6-5, Mechanic System in vantaggio. Di Pietro Duran, Colloredo e Scettina, Culla Duran prova ad andare al tiro, il pallone finisce sul palo ma il gioco viene fermato per un 9 metri assegnato alla Mechanic System. Colloredo su Giorgio Di Pietro. Oyeswold, esce da Colloredo, Tina Oyeswold bloccata sul nascere dall'uscita della Visentin. Costa, Duran, Di Pietro sotto mano centrale, facile per Rossignoli alzarla. La difesa dello terzo fa buona guardia sulla Marocchi, che si è dimostrata un pivot molto temibile in questo inizio match. Soglietti, Visentin, Tanic, il pallone deviato, quel che basta dalla Meneghin per farlo finire laterale, e ancora questa volta brava la Giorgia Di Pietro a trovare sul limitare dei 6 metri Colloredo. Purtroppo per lei la mira non l'aiuta e il pallone finisce sul fondo. Sfuma così questa occasione per la Mechanic System, il pallone torna in possesso della Ariosto Ferrara, che sta dando veramente filo da torcere alla Cenere, alla seconda presenza in classifica la Mechanic System. Visentin cerca di scaricare sulla Marocchi, fa buona guardia la difesa della Mechanic con l'entrata del Vitobello in difesa. Visentin prova ad andare al tiro, il tiro centrale chiaramente un muro da superare e la Meneghin riesce a bloccare e far ripartire i propri compagni. Ecco Giorgia Di Pietro, fa tutta da sola il suo tiro alto, molto bello tutta questa penetrazione, anche perché si era creato questo varco sulla difesa del Ferrara, poteva approfittare, far quel mezzo metro in più. Scarica sulla Katia Soglietti, la capitano, che deposita il pallone del 6-6, pareggio dunque. L'Ariosto Ferrara riesce a riagguantare l'incontro sul 6-6. Ancora vediamo il cambio attacco-difesa che sta operando coach Cavallaro, Colloredo in fase offensiva mentre Vitobello in fase difensiva. Oyeswold, Di Pietro, Oyeswold centrale, trova questa volta la Colloredo e questa volta dai 6 metri riesce a depositare per il 7-6. Bella questa azione e ancora una volta molto brava la Giorgia Di Pietro a dialogare col pivot. Sì, anche Settina in questo caso ha passato al pivot, però l'azione è cominciata in velocità dalla Giorgia e diciamo che mi sembra che si ripete la sequenza delle ultime partite, cioè una squadra avversaria molto veloce che mette in difficoltà sempre nel primo quarto d'ora o nella prima parte di gara la squadra dell'Oderzo. Vediamo se l'esperienza, come le altre volte, alla fine viene fuori. Vediamo. Il Ariosto
è riuscito a depositare la palla al 7-7, c'è stato un malinteso in difesa della meccanica, c'è stato un tentativo di penetrazione. Giorgia Di Pietro in questo caso pesca. Dove si è passata questa palla? Non si sa. La Pugliara che era un po' più defilata rispetto ai tiri precedenti, è stata anche lei, per lei difficile concludere, però molto brava a farsi trovare preparata. E in questo caso si è fatta trovare preparata anche in difesa per bloccare le trame di gioco del Riosto Ferrara. 19 minuti e qualche secondo, ci stiamo avvicinando agli ultimi 10 minuti del primo tempo. Ferrara prova ad andare al tiro, Visentin il suo tiro, il pallone rimbalza, danza davanti alla porta del Medellin, si salva perché il pallone impatta sulla traversa. In questo momento, mentre il possesso palla è della Mechanic System, coach Cavallaro vuole riordinare un attimo le idee delle ragazze che in fase offensiva trovano qualche difficoltà, e a questo punto chiama tutte le ragazze a consulto e vede un attimo di riordinare un attimo la fase offensiva della Mechanic System e sfruttare gli ultimi 10 minuti che ormai diventano importanti, andare negli spogliatoi con un vantaggio. Adesso le due formazioni sono perfettamente in parità, 7-7. Si riprende a 19 minuti e 45 di gioco, possesso palla Oderzo dopo il time out chiesto da Alessandro Cavallaro, coach della Mechanic System, Di Pietro, Duran, Oyeswald su questo trio, e esce la Costa che appoggia sulla Duran, Oyeswald, Di Pietro si gira per la Costa che va in elevazione e l'intervento della Rossignoli non basta a deviare il pallone che alla fine nel rimbalzo finisce in fondo al sacco per l'8-7 della Mechanic System che sta conducendo sul Ariosto Ferrara. Possesso palla Ariosto, Visentin, anzi Verrigni. Riparte Oyeswald, scarica sulla Di Pietro che aveva trovato la Costa che aveva tagliato, si era posizionata giusta di fronte alla porta, però il pallone gli è passato quel mezzo metro a fianco e dalla ripartenza poi la Rossignoli ha cercato di lanciare il contropiede, ma è stato talmente lungo questo lancio che è finito tra le braccia della Menighin. Nulla di fatto, dunque ancora le ferme le squadre sull'8-7. Di Pietro si sposta sulla sinistra, Duran centrale, Oyeswald, Pugliara, questa volta fa buona guardia la Rossignoli, ma nulla può sul pallone ribattuto, su dove arriva per prima la Colloredo che deposita il 9-7. Si lamenta la Rossignoli con le compagne che non hanno fatto buona guardia soprattutto nel pallone ribattuto. Danic scarica sulla capitano,
Soglietti. Parata dove della nostra splendida portierona. Bellissima azione in velocità del Ferrara. Purtroppo... altrettanto bella quella precedente dell'Oderzo. Esatto, però c'è da dire che tra i pali dell'Oderzo c'è... c'è Barbara Meneghin che fa buona guardia e dunque sventata questa occasione. Cambio effettuato negli ultimi 10 minuti, è entrata Arianna Brunetti al posto di... ecco qui questa bellissimo invito della Di Pietro sulla Colloredo, però il pallone non è stato ben controllato. Tanic riesce a far ragionare le ragazze, scarico sulla crosta, di qua si sposta sulla sinistra Verrigni, pallone deviato e lasciato sul fondo, ma l'Oderzo si lamenta perché ritengono che la Verrigni abbia toccato per ultima pallone e gli arbitri dicono che l'ha toccato quando ormai il pallone aveva varcato la linea di fondo. Tanic resiste alla carica e deposita in rete, ripartenza veloce, la Brunetti non fa in tempo a tagliare per questo pallone invitante. 9-8 Ferrara, si gioca gli ultimi secondi di questo match, mancano 6 minuti e 30 di gioco, cerca di accelerare il Ferrara, altro cambio, esce Verrigni, entra la Visentin e sul lato sinistro arriva la Ferrara. Coach Britos deve in qualche maniera anche gestire le ragazze e l'energia per il match di domani col Pontigna. Tanic, Soglietti, Visentin. No. Pallone alzato dalla Meneghin. Non era un tiro molto forte ma insidioso e dunque è stato un po' un problema bloccare il pallone. Nulla di fatto per il Ferrara, 6 minuti al termine, saranno molto importanti la ripresa con il Ferrara che deve amministrare le energie per la partita di domani. Colloredo, Oyeswold, Duran, Oyeswold, Di Pietro, il tiro molto forte ma centrale, fa buona guardia Rossignoli. Non riesce Visentin il lancio su Ferrara, è interrotto dalla Brunetti che alza la mano e blocca il dialogo tra le due estensi. 4 minuti al termine della prima frazione, Duran esce Colloredo, Oyeswold, Di Pietro, di Oyeswold. Bella questa azione da manuale, si alza e indovina il lato dove la Rossignoli non può arrivare. 10-8. Sì, continuo a dire che la Tina stupisce per questo stato di forma. Forse ha avuto qualche problema all'inizio del campionato, presumo io, perché non l'avevo vista giocare molto bene. Sempre in velocità, bene anche in difesa, che non è facile. Rimane possesso palla Ferrara con rimessa in gioco. L'ultima a toccare allo terzo, Tanic cerca di suggerire il pallone per la nuova entrata Buna che ha preso il posto della Marocchi e Martina Crosta fa buona guardia sulla Giorgia Di Pietro, le blocca la possibilità di andare a concludere. Di Pietro, Oyeswold, Di Pietro, Brunetti fa un taglio, doppio pivot, Duran, tiro centrale, ha voluto forzare
crosta da sola. Ha fatto ripartire il gioco e ha cercato di andare a concludere. Centrale su qui. Su qui Meneghin fa buona guardia. Da quest'altra parte il sottomano della Di Pietro. È stata molto brava la Rossignoli a bloccare e soprattutto anticipare l'arrivo di Eleonora Costa. In questo momento a 2 minuti e 37 secondi dal termine, coach Britos chiama time out, per cui ci fermiamo brevemente e poi torniamo quando le squadre rientrano in campo. L'arbitro si avvicina, visto che il tempo per il time out è scaduto, e chiaramente anche il commissario di campo si avvicina perché vengano rispettati i tempi. Carlos Britos armato di lavagnetta, gli ultimi dettagli per la Tanic, si riprende a giocare, possesso palla con Ariosto Ferrara. Rimessa in gioco con Rossignoli. Tanic, Visentin, crosta. Visentin, Tanic, la Soglietti colpisce il palo. E ha un difetto del controllo del pallone Eleonora Costa e finisce sul fondo. Dunque ancora in fase offensiva l'Ariosto Ferrara. Prova la Visentin. La conclusione, ma Barbara Beneghin riesce a accompagnare sul fondo. 1:30 al termine della prima frazione. Oyesvold chiede alla Brunetti di avvicinarsi. Eccola che scarica sulla Colloredo. Non c'è intesa tra le due. Sfondamento della Buna. Si è trovata precisa nel lancio e non riuscita a girarsi velocemente di fronte, trovarsi di fronte la Meneghin e chiaramente lo destro è riuscita a chiudere su di lei, che non ha avuto spazio per la conclusione. Duran, Di Pietro, Oyesvold, veloce questa scalata con la Brunetti, che nonostante abbia cercato di portarsi più verso il centro, il tiro molto centrale su cui è finito Colloredo cattura la palla, questo invito della Giorgio Di Pietro, su di lei la chiusura a sandwich della difesa del Ferrara e questo costa un 7 metri al quale si appresta Rasei Duran per la trasformazione.
non poteva fallire. E in questo momento scadono i 30 minuti, le squadre vanno al riposo sull'11-8 con la Mechanic System che è riuscita ad allungare proprio nei minuti finali. Gli ultimi 10 minuti non si è segnato molto e soprattutto il Ferrara non è riuscito a mantenere i ritmi del Mechanic System, si è fermata a 8 reti. Gli ultimi 10 minuti sono stati veramente abbastanza avari di conclusione da parte del Ferrara, che ha trovato in questo caso una buona Barbara Meneghin, che ha difeso il risultato. Dunque noi ci fermiamo qui e ci sentiamo fra circa 10 minuti, quando le squadre rientreranno in campo. Ci lasciamo con la Mechanic System che sta conducendo 11-8 nel match che riguarda la 13ª giornata, ultima del campionato della regular season della Serie A Beretta femminile, per quanto riguarda la 13ª giornata, ultima giornata del girone di ritorno. A dopo.
Aspetta un attimo, che quando c'è il fischio inizio. Riprendiamo la linea dal Pallamasotti, ci siamo lasciati con le squadre che sono andate in spogliatoio con la Mechanic System in vantaggio 11-8, un vantaggio maturato negli ultimi 10 minuti quando il Ferrara è diventato poco prolifico in fase offensiva, ne ha approfittato la Mechanic System a realizzare questo vantaggio di 3 reti, possesso palla Ariosto Ferrara che gioca adesso schierato alla nostra sinistra verso la destra, interrotta la Soglietti che cercava di posizionarsi come doppio pivot, Crosta, Tanic, attenzione al passivo, Crosta si infila, su di lei fa buona guardia Duran e lancio veloce su Poderi, Costa, ancora Poderi da sola, il suo tiro viene sparato alto, però gli arbitri optano per un 7 metri, un fallo della Tanic che sulla Poderi e dunque si ripresenta ancora Ansai Duran per cercare di incrementare il suo bottino come top scorer della Serie A Bretta femminile. Duran realizza per il più 4, 12-8. Ricordo che il Ferrara domani scenderà nuovamente in campo alle ore 15, dovrà in casa ospitare il Pontigna per il match di recupero, Pontigna che ha saltato parecchi incontri causa positività Covid avvenuta nel mese di marzo. Tanic sempre centrale, cerca di suggerire la crosta che cerca di fare intervenire la Verrigni, però Coloredo e Brunetti bloccano sul nascere la sua incursione, Tanic, il pallone viene mal indirizzato, Brunetti cattura e Duran va in rete per il 13-8.
Inizio dunque del Mechanic System, un 1-2 che porta, e ancora una volta c'è l'Ariana Brunetti che fa buona guardia, interrompe le trame di gioco. Buon inizio della Mechanic System, oppure un Ariosto Ferrara che forse ha perso un po' di energia. Tutte e due le cose, direi, vero? Come si prevedeva un pochino, la troppa energia nel primo tempo poi si trasforma in qualche calo di tensione. Evidentemente l'Ariosto si è un po' spento e anche la pausa negli spogliatoi non gli ha permesso più di tanto di recuperare. Crosta Poderi blocca, e poco prima abbiamo visto come la Colloredo si è riuscita a depositare questa sua 14-8. Più 6, dunque la Mechanic System ha realizzato un parziale di 3-0 e dunque il Ferrara ancora non riesce a andare in rete al rientro dagli spogliatoi. Crosta, Tanic, difesa molto alta dell'Oderzo, Crosta, Tanic. Ma decisione arbitrale un pochino controversa secondo me, ma eravamo lontani dal gioco. Esatto. Hanno segnato questi passi della Tanic, non lasciano sfuggire nulla. Poderi, poi svolta. Duran, Poderi cerca di riesce a saltare per piazzare questo parziale di 4-0. Dunque inizio poderoso della Mechanic System da una parte, però dall'altra, e infatti Carlos Britos si lamenta con le sue e le chiama giustamente a fare un brainstorming veloce, perché veramente questo le vede fortemente in difficoltà questo inizio ripresa. Come abbiamo avuto modo di sottolineare, Carlos Britos ha la necessità di gestire le forze delle ragazze, perché domani sono attese per il match contro il Pontigna e nel giro di 24 ore fare due incontri ravvicinati non è cosa da poco. E dunque c'è stato questo calo proprio dell'Ariosto Ferrara in questo inizio ripresa, ne ha approfittato il Mechanic System per questo 4-0. Inflitti 2 minuti alla Duran, hanno segnalato questo gomito alto proprio nell'incursione della Tanic, e dunque Mechanic System in inferiorità numerica nei prossimi 2 minuti. Casi molto rari che la Duran si becchi 2 minuti. Infatti non so, vorrei vedere il replay per capire meglio. Come ci pensa il Ferrara a sprecare questa occasione d'oro? Evidentemente quello che ha raccomandato Britos non è stato ben assimilato dalle ragazze. Vediamo già un nuovo cambio tra le file. È entrata la numero 15, Sara Ottani. Oiesvolda,
e approfitta dell'extra player con cui la Mechanic System ha cercato di giocare per infilare la sua prima rete di questa seconda frazione. 15-9, sono 6 le reti di svantaggio tra le due formazioni. Mechanic System conduce, difesa molto alta, Poderi cerca di saltare, si infila, subisce fallo. Poderi rimette in gioco, Oyeswold, Brunetti, Costa. Inferiorità numerica ancora Mechanic System, Poderi. E cosa riesce a fare l'arbitro Bello? Si sente fin qua le urla di Cavallaro che raccomanda calma, bisogna far scorrere il tempo che possa... fa rientrare la Duran, Costa, Brunetti e si procura un 7 metri. Per difesa in area, anche se l'intervento sul braccio della Brunetti, Brunetti è stato parecchio... Vediamo qui il replay, eccolo qui. Molto brutto. E Carlos Brito si arrabbia per questo rigore e anche i 2 minuti inflitti alla Sarautani. Duran con l'aiuto del palo, il pallone finisce in rete per il 16-9. Infallibile oggi è Arazai Duran dai 7 metri, un po' meno dalla lunga distanza. Il Ferrara adesso opta anche coach Britos per l'extra player, devono assolutamente finalizzare perché altrimenti la Mechanic System può essere velenosa nella ripartenza. Vediamo come il Ferrara riuscirà a gestire questo pallone. Costa, molto bello questo lancio a pescare la Marocchi che è tornata in campo e si vede la sua abilità nell'arte del pivot. Abbiamo visto come è riuscita dunque a depositare il pallone. Dunque con l'extra player ha giocato bene coach Britos, 16-10, parziale di 5-2 della Mechanic System. Questo inizio ripresa, Duran è tornata, ci gira quando è importante avere una figura come Arazai Duran nelle file della Mechanic System. Abbiamo visto come fosse un attimo in difficoltà la squadra opitergina con una giocatrice in meno della caratura di Arazai Duran. Intanto il cronometro scorre, arriva con i 38 minuti e 25 totali di gioco, 8 minuti e 30 di gioco finora. Tanic la Visentin stava per scaricare su una giocatrice che nel frattempo era rientrata in panchina, è riuscita dunque a tenere palla. Crosta resiste alla Vitobello, Marocchi, Crosta, Tanic, non c'è intesa tra lei e la fabbricatore. Poderi Duran salta e questa volta Colloredo e fa buona guardia Rossignoli, con la coscia si salva. Ancora extra player per Ferrara, doppio pivot con Buna e Marocchi come pivot. Tanic, Crosta, fabbricato,
molto bella questo invito, e ancora una volta è Maria Fernanda Marocchi. Secondo gol al volo per il pivot del Ferrara. Duran Di Pietro prova, nonostante la carica. Inflitti 2 minuti alla Buna, se non sbaglio. Alla Nina. Nina Buna. Ancora extra player. E abbiamo visto come Carlo Britos stia adottando questa tecnica con la Marocchi, che dovrebbe essere affiancata da un secondo pivot. Crosta al momento del tiro, bloccata da Poderi. Pallone finisce alto. Tanic. Duran riesce in qualche maniera a bloccare il passaggio al Marocchi. Crosta, e questa volta riesce a inserirsi Visentin per il 18-12. Continuano a mantenere una certa velocità di esecuzione sia nei movimenti che nei passaggi le ragazze del Ferrara. È difficile mantenere questa velocità. Però è efficace, in certe occasioni molto efficace. È forse la maniera giusta per cercare di superare il muro dell'Oderzo. 18-12, siamo al 42esimo di gioco, 12 minuti della ripresa con il possesso palla Ferrara, Tanic, Crosta, Visentin, fabbricatore Tanic, e ancora una volta molto brava la fabbricatore a scavalcare Barbara Menighin per il 18-13. Accorcia a meno 5 l'Ariosto Ferrara dopo un inizio piuttosto disastroso con cui la Mechanic System aveva inflitto quel parziale di 4-0 e aveva allungato. Duran si procura l'ennesimo rigore e vediamo come va. Avevamo visto che nel top scorer aveva realizzato 181 reti, questa volta anche dispiace per la Rossignoli che si era opposta al rigore, però il pallone è tornato tra le mani della Duran, che insacca con la mano sinistra tra palo e portiere. E al posto di usare la destra ha usato la sinistra, ha detto provo a cambiare mano, a vedere se questa volta bella anche questa, passaggio di Tanic sulla Marocchi, Menighin fa buona guardia e dunque sventata questa bellissima azione del Ferrara. Si dispera in qualche maniera Britos. Tanic fa tutto da sola e approfitta un attimo di disattenzione della difesa della Mechanic, un po' disunita, ha lasciato alla Tanic di inserirsi e depositare il 19-14, mantiene le distanze l'Ariosto Ferrara, 19-14, 5 reti di scarto, siamo ormai prossimi a metà della ripresa. Poderi fa tutto da solo. Bella elevazione,
e batte la Rossignoli. Sembrava che la Soglietti fosse pronta a scaricare il pallone, invece fatto un giro su se stessa, ha ingannato e dunque ha depositato questa rete che riporta le due formazioni a 5 reti di differenza, 20 Mechanic System, 15 Ariosto Ferrara. In questa fase del match, ecco qui, finalmente Eleonora Costa riesce a non riesce a approfittare del momento in cui era in vantaggio numerico l'Ariosto Ferrara con la capitano Katia Soglietti, che si è fatta recuperare, dunque Loderzo riesce in qualche maniera a... Attenzione, scattano 2 minuti. La Tina Oyeswold pare abbia colpito sul viso la Tanic. È intervenuto anche il medico per sincerarsi delle condizioni della Mariana Tanic, che adesso si rialza. E adesso dovrà giocare i prossimi 2 minuti in inferiorità numerica. Anche la Tanic si deve accomodare in panchina perché si riprende a giocare. La Fabbricatore si sposta a centrale a coprire quella che era la figura coperta dalla Tanic. Riesce Chiara Ferrara a realizzare la sua prima rete del match. Si dispera un attimo anche la nostra Meneghin, perché il pallone è rimbalzato sulla sua gamba. Bloccano e non lasciano concludere con un fischio la conclusione della Arianna Brunetti. Brunetti sempre in possesso palla, cerca di saltare e il pallone colpisce il palo. Sventata questa occasione in fase offensiva della Mechanic System, crosta e da quest'altra parte il capitano Soglietti spara sulle gambe della Meneghin. Sfuma questa occasione ghiotta per l'Ariosto Ferrara, che avrebbe potuto dunque ridurre lo svantaggio. Poderi, Costa, Poderi, Costa, prova ad andare al tiro, si gioca in velocità. No.
La Costa ha cercato di interporsi all'ultimo momento, però la giocata veloce del Ferrara produce il 21-17, meno 4, mancano 12 minuti al termine con la crosta che cerca di marcare veloce ripartenza del Ferrara ancora una volta. Ferrara bloccata dalla rientrante Oyeswold. Sta giocando tutto per tutto il Ferrara per cercare di recuperare il match. In questi ultimi 10 minuti hanno alzato il ritmo e anche la Mechanic System è andato un attimo in difficoltà. Molto bello questo scambio, alla fine la Visentin supera il muro e deposita il meno 3, 21-18. Diciamo che continua questo gioco veloce, imprevedibile del Ferrara. Complice forse qualche decisione arbitrale un po' così, come questa, però ci sta. Cerca di forzare il tiro Eleonora Costa, si affidano a Raseidura ma viene tenuta distante dalla presenza di Martina Crosta che cerca di tenerla distante dalla linea dei 9 metri. Colloredo entra in area e dunque pallone perso, dunque si riparte con Ferrara che accelera, Crosta da sola scarica su, si prova sulla sinistra, Visentin, molto bello questo lancio sulla Marocchi, però i piedi della Marocchi, Britos non si è accorto che questo gol non è stato convalidato al Ferrara perché la Marocchi è finita a toccare la linea dell'area. Ma in questo momento, vista la difficoltà della squadra, coach Cavallaro decide per un time out. Ci fermiamo brevemente e torniamo tra qualche istante. Pronti a giocare gli ultimi 10 minuti di questo match che proprio nella finale si fa interessante, vero Giuseppe Dalmolin? Sì, perché questo recupero imprevedibile del Ferrara ci mette un pochino di pepe, diciamo. Sì, a parte questo inizio ripresa che è stato abbastanza veramente inspiegabile da parte della squadra estense. Poi praticamente ha alzato i ritmi giocando anche in certi frangenti con l'extra player, è riuscita in qualche maniera a recuperare il risultato e a giocarsela. Sono 21-18, tre reti di scarto, Oyeswold resiste, prova a scaricare sulla Duran che si è posizionata come doppio pivot assieme alla Colloredo, non fa altro che avere a disposizione un 9 metri che viene rimesso in gioco. Duran prova a entrare, perde pallone, attenzione alla ripartenza veloce del Ferrara, Soglietti, Crosta, scarica ancora sulla Marocchi, su cui praticamente viene commesso fallo e 7 metri. Carlo Britos crede che abbia tirato da dietro, ma secondo me ha preso il pallone, non so se si è visto bene dal replay.
L'abbiamo visto noi che siamo sul lato destro della palestra, lui è sul lato sinistro e forse era un po' coperto proprio nel momento in cui c'è stato questo fallo. Si incarica della trasformazione la Soglietti, capitano, per il meno 2. E si fa interessante il match, mancano 8 minuti e mezzo di gioco e adesso il Ferrara ha recuperato, si fa sotto a meno 2, 21 a 19. Duran, Di Pietro. E la Hoyerswold pronta a inserirsi, subisce fallo, 7 metri. Qui ancora una volta Arasai Duran si appresta alla trasformazione. Eccola qui, si è infilata Duran, spiazza completamente la Rossignoli per il più 4. Crosta veloce, la rimessa in gioco, Tanic. Cercava di portarsi al tiro la Visentin. Ferrara che gioca con il doppio pivot, Marocchi e Buna. Visentin, Tanic, Crosta. Molto brava con questa finta, ma è stata altrettanto brava Barbara Meneghin a indovinare la traiettoria della palla e dunque a sventare questa ghiotta occasione per il Riosto Ferrara. 22-19, il risultato non cambia, possesso palla Oderzo. 'Viene segnalato difesa in area, qui secondo rigore a favore dell'Oderzo nel giro di poco. La Eleonora Costa sorride per questo rigore che gli è stato assegnato. Penso che abbia superato tranquillamente le 190 reti. Che ripartenza veloce della Crosta, ma non è stata altrettanto veloce la Soglietti a girarsi e a provare a Ariosto. Non approfittano di sfruttare l'ala sinistra e senza portiere extra player, pallone depositato da parte di Giorgia Di Pietro e Carlos Britos deposita il cartellino per il time out quando siamo 24-19, un parziale di 2-0 che riporta dunque le distanze di più 5 della Meccanica sull'Ariosto Ferrara. Ferrara che sembrava fosse in procinto di riagguantare il match, questi ultimi due errori in fase offensiva gli sono costati dunque queste due reti che gli hanno riportato al meno 5 sul tabellone. Piccolo break e torniamo tra qualche istante. Si riprende a giocare gli ultimi 5 minuti e mezzo del match. Ferrara ha richiesto time out. Visentin, Tanic si infila e
Barbara Meneghin fa buona guardia, l'Eleonora Costa un pallone 40 campo. Metri riesce dunque a nuovamente beffare il Ferrara che gioca con l'extra player. Coach Britos cerca con una giocatrice in più di superare il muro dell'Oderzo, ma chiaramente deve fare i conti sul errore, come in questo caso della Tanic. Attenzione al passivo. Brunetti riesce, attenzione, passivo sempre. Devono andare direttamente al tiro. Incredibile, la crosta cosa indovina? Proprio l'angolo, proprio un pertugio si era aperto nella difesa dell'Oderzo e il pallone finisce per il 25-20. Quattro minuti in questo momento al termine, vediamo se la Mechanic System, ecco Giorgia Di Pietro e le speranze della Ariosto Ferrara su questa parata della Rossignoli. Da quest'altra parte risponde Barbara Meneghin a un tiro della Marocchi. Forse ci si aspettava che Katia Soglietti andasse direttamente al tiro, ma evidentemente ha perso l'attimo. L'impressione è che la velocità che loro hanno nella seconda fase, nel contropiede, venga un pochino sprecata, diciamo, da molto bella intanto la penetrazione di Tina Oyeswald, imbeccata perfettamente da Razai Duran. Però hanno una velocità veramente interessante, che però secondo me viene sprecata alla fine da cioè, manca la conclusione, manca qualcuno che possa andare al tiro in elevazione, secondo me. Buona la guardia della Meneghin sul tiro della Chiara Ferrara. Coach Cavallaro ha fatto entrare anche Martina Pizzutto. Molto veloce, si è fatta completamente trovare impreparata la difesa dell'Oderzo su questa rimessa veloce dell'Ariosto, che in qualche maniera è riuscita a concludere, dunque 26-21, 5 reti di scarto. Sulla Di Pietro c'è la marcatura della Chiara Ferrara che la tiene distante, però ci pensa Oyeswald che trova ampie praterie su cui spaziare, dunque scaricare la sua potenza. Doppio pivot in questo momento da parte del Ferrara, Buna e se non sbaglio la Sarottani. Crosta ha cercato di far passare il pallone tra salve di gambe. Questa volta Di Pietro non indovina lo specchio della porta di un soffio. Un minuto al termine e registriamo la rete di Nina Buna. 27-22, catturata la palla Soglietti, vediamo se andrà a depositare.
parziale di 2-0, 27-23, 30 secondi al termine, ormai la meccanica è in procinto di incamerare questi due punti che gli permette di blindare il secondo posto. Non si capiscono di chi è la possesso palla. E qui finisce. 27-23 su questo match che abbiamo visto la Mechanic System incamerare due punti importanti che gli permette di blindare il secondo posto ed affrontare la terza classificata che se la gioca Brixen con Erice, ma negli scontri diretti il Brixen è in vantaggio, per cui è facile che l'accoppiamento delle playoff sarà Salerno Erice e Mechanic System Brixen con la prima partita che verrà giocata a Brixen. Tutto questo in attesa che la Mechanic System vada a far visita al Pontigna il primo maggio. Noi ci fermiamo qui, come sempre un tuo commento dal Molin per analizzare questo incontro in cui il Ferrara ha riavvivato il match soprattutto nel corso della ripresa. Un Oderzo sempre che ragiona, un Oderzo magari un po' più lento ma ragionevole e che riesce a mettere dentro la palla al momento giusto, aiutata come sempre dall'esperienza della nostra Arasai Duran, e un Ferrara a cui non manca né la grinta né la velocità di esecuzione né la tecnica, secondo me un tiratore, manca quello forse. Perfetto, noi ci salutiamo qui e ci apprestiamo ora a realizzare le interviste di fine partita. Grazie a voi tutti dell'attenzione e buona serata, ricordando il risultato 28 Mechanic System 23 Ariosto Ferrara.